Con quale atteggiamento viviamo questo mistero della rivelazione di Gesù, di Dio, per mezzo del suo Figlio? Che grande dono della misericordia riceviamo proprio in questo tempo dell'incarnazione. Il Signore non si nasconde davanti a me, a te. Il Signore si rivela, il Signore ci parla, il Signore viene incontro a noi peccatori che lo cercano, non peccatori che stanno bene nel loro peccato e non fanno niente per uscire da questo fango, da queste tenebre. Chi si salva quando affonda nell'acqua, nel mare? Chi grida aiutatemi? Provare la grande gioia di poter stare con il Signore, perché è venuto in mezzo a noi. Ma questo non basta. Non bastano tutte le chiese, se queste chiese sono vuote. Non bastano. Cercare il Signore è il primo atteggiamento che vogliamo assumere sin dall'inizio di quest'anno 2021. Appena abbiamo comunicato, possiamo dire pubblicamente e solennemente, annunciato tutto il cammino che è davanti a noi, dalla Quaresima alla Pasqua, dai Beati e Santi. È un cammino da percorrere con gioia in tutti i momenti della nostra vita. Per poter trovare il Signore non basta considerarsi credenti, battezzati. Non basta offrirgli cose straordinarie, oro, incenso, mirra, come gli hanno offerto i tre magi. C'è bisogno del cuore. In questo tempo della prova, della sofferenza, della pandemia, si è parlato e si parla tuttora del denaro, delle somme del denaro che si sono perse o che si sono guadagnati. Invece dove sta il cuore? Il cuore che è presente nel tempo della sofferenza. Il cuore. Proprio Erode, che aveva tutto alla sua disposizione, perché aveva gli scribi che gli hanno interpretato la parola di Dio, aveva i magi da cui poteva apprendere quanto accade in cielo, nella natura, nella storia, ma non aveva un cuore. Che cuore che sappia cercare in modo sincero. Lui parla ma con le labbra di voler adorare Gesù, ma nel suo cuore
prepara attentato. Anziché offrire doni al bambino, progetta di togliergli la vita. Invece di prostrarsi nell'adorazione, calcola come conservare quel potere al quale pretende che altri continuino a prostrarsi e a rimanere sottomessi. È una grande lezione per ogni tempo della storia e per il nostro tempo della storia degli abitanti e credenti del terzo millennio. Abbiamo bisogno di un cuore disponibile, paziente, aperto a questo cammino della ricerca di Gesù, che è un cammino faticoso, indubbiamente per tutti, per religiosi, sacerdoti e per tutti i laici battezzati, quanto più per le persone che si proclamano atee fino ad oggi. Proprio ieri ho ricevuto una grande lettera di una mamma che ha perso i figli fino adesso proprio nel campo della fede. Ha usato questa parola, perdita. Oggi prego, se lei mi sente, signora, prego per questi suoi figli, perché sappiano, come tanti altri, trovare i segni tangibili di questo mistero dell'incarnazione. Abbiamo purtroppo in questo mondo attorno a noi tanti segni brutti dell'ingiustizia, dell'odio, di tanta falsità, tanto sfruttamento, e certo molti si fanno anche domanda: ma dove sta questo Signore? Sta dentro il tuo cuore, sta con te, e devi tirare dal dentro di te tutte le forze, i segni della sua presenza. Perché decidi tu oggi della tua vita eterna. Dobbiamo essere consapevoli ogni giorno dove andiamo, dove ci conduce il nostro cammino. Non lasciamoci ingannare dai falsi profeti. Anche il turco Ali andava all'udienza generale, come tutti i pellegrini del mondo, ad ascoltare il Santo Padre. Era Giovanni Paolo II, il 13 maggio 1981, era uno dei pellegrini, ma è andato con il cuore diverso per uccidere la parola del pontefice, uccidere la sua vita. Non sempre andiamo davanti al Signore con cuore sincero. Ci apprestiamo a consumare il suo corpo e bere il suo sangue mentre uccidiamo il corpo del nostro fratello in famiglia o nel lavoro. E allora assomigliamo tanto spesso a Erode.
Dobbiamo essere consapevoli dei nostri gesti, del nostro sguardo, in tutti i momenti della nostra vita. I magi erano ben consapevoli che un essere umano, per quanto può essere saggio, potente, non può portare la salvezza. Solo Dio può portare la salvezza. Già Pietro un giorno disse a Gesù: da chi andremo, Signore? Tu solo hai parole di vita eterna. Possiamo dire questa sera, in questa solennità di Epifania, che questi tre saggi, pur essendo pagani, possono esserci di esempio. Perché ci dicono che noi dobbiamo essere persone che si devono porre delle domande, persone che cercano sinceramente, che sperano, non persone protesi verso un'indifferenza religiosa. E questo tempo della prova di sofferenza causata dal virus può e deve interrogarci sul nostro rapporto nei confronti del Signore. Questa volta, devo dire, è una cosa grandiosa che, nonostante veramente non era mai avvenuto altri mesi fa, perché era tutto chiuso tra marzo e aprile, questa volta la nostra nazione cattolica è stata presa seriamente in considerazione per darci la possibilità ad adorare, amare il Signore. Se non abbiamo, o qualcuno non ha sfruttato o non ha risposto a questo, è peccato, è buttare cose sante tra i cani. Noi veramente dobbiamo precedere in questo campo della sequela di Cristo, questa terra santa dei martiri che è Roma e tante e tutta la nostra nazione, con la sede di Pietro. Cercare Dio in ogni momento, questo contraddistingue la persona umana. Cercare Dio, questo costituisce la nostra grandezza e la nostra dignità. Santa Faustina Kowalska ha scritto: Signore, tu vuoi sempre amore. Non vi è nulla più grande di questo, né in cielo né in terra. L'amore. L'amore è la nostra grandezza, l'amore di Dio. L'amore di Dio è la nostra vera sapienza, perché tutto ciò è grande e bello è in Dio, e fuori di Dio non c'è né bellezza né grandezza. Quante belle testimonianze che noi sacerdoti riceviamo da voi nella nostra vita quotidiana pastorale. Non sono le ricchezze, non sono le lauree. Quando una madre vede che il suo figlio si fa segno della croce, oppure nella sua camera, quasi di nascosto, fa una piccola preghiera, e qualche altra mamma, non per cercare le cose, indagare su suo figlio, ma ha visto un diario aperto in sua camera
dove scriveva i pensieri, non alla ragazza, che non c'è niente male, poteva scrivere anche, ma al Signore. Ogni giorno una piccola frase a Gesù scriveva. Allora dice: Padre, che grande gioia ho provato nella mia vita di madre. Quella gioia che ho provato quando ho partorito mio figlio. Perché ogni volta che vedo questi gesti, mi ha detto questa madre, vedo come se mio figlio fosse di nuovo nato, di nuovo rinato. La sua vita rinasce, la sua vita cresce, la sua vita matura. E questa è la più grande gioia che noi possiamo trovare nella vita quando vediamo i nostri figli, fratelli e sorelle che cambiano sotto lo sguardo del Signore, perché l'hanno trovato, l'hanno visto, hanno intuito che è presente, si scrivono a Lui perché è presente, se pregano perché sa che Lui è vivente, non è morto. La tentazione, certo, quotidiana è spesso quella di lasciarci andare e cercare, più sofferenze abbiamo, più prove abbiamo, cerchiamo la vita diversa, comodità. L'abbiamo visto anche in questo tempo della pandemia, no? Bastava altre restrizioni che bloccavano la nostra libertà, o discoteche, o sci, o altre cose. Allora c'era una ribellione. Quindi vediamo che c'è una tendenza dentro di noi per una vita bella, spensierata, comoda, eccetera. Ma è un segnale per noi credenti, è un segnale, perché non sempre è stata la stessa reazione per la libertà, per la vita sacramentale, per le sante messe. Comunque è sempre da imparare tutto. È vero che la passione, la croce è una benedizione. Come Gesù ha detto, è necessario che figlio dell'uomo soffra. La sofferenza, dalla sofferenza può nascere veramente un albero meraviglioso, che sei tu, figlio di Dio, fratello prediletto presso il Signore. Carissimi fratelli, in questo momento della storia non lasciamo spegnere la luce del cristianesimo. Che ognuno di voi contribuisca in questo difficile tempo ad accendere la luce della fede. Sia questo il dono che vogliamo portare davanti al bambin Gesù. Non oro, non incenso, ma la fede. Perché quando tornerà un giorno il Figlio dell'uomo su questa terra, nella gioia o nella sofferenza della nostra vita, possa trovare in noi la fede. Ecco allora, con Santa Faustina Kowalska, rinnoviamo il nostro credo al Signore in tutte le situazioni della vita oggi così complicate, chi è privo del lavoro, chi è privo della casa, privo di mezzi di sussistenza, oppure con tanti problemi morali, spirituali, dirgli: Gesù, confido in te. E sarà ancora Lui, perché si è incarnato, è venuto in mezzo a noi a prendersi in cura i nostri problemi materiali, spirituali e non solo. E sarà Lui a farci fecondare il dono della nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.
Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del